Insieme alle declinazioni, in modo particolare la prima, la seconda e la terza, abbiamo studiato anche gli aggettivi di prima classe in riferimento alla prima e alla seconda declinazione e gli aggettivi di seconda classe in riferimento alla terza. Gli aggettivi analizzati nelle rispettive flessioni sono nello specifico aggettivi qualificativi, definizione alla quale siamo abituati, perché gli aggettivi qualificativi esistono anche in italiano e in moltissime altre lingue e indicano, come suggerisce la parola stessa, una caratteristica che viene attribuita a un sostantivo, a cui quell'aggettivo fa riferimento per meglio qualificarlo. Ora, come in italiano, anche in latino gli aggettivi qualificativi presentano una gradazione, cioè, presa una determinata caratteristica espressa dall'aggettivo e applicata ad un soggetto, esempio banale, l'altezza, l'essere alto, io potrò avere in natura un soggetto, ovvero un sostantivo, che può contenere tale altezza in maniera più o meno evidente, in maniera più o meno ampia. Se io dico Livia è alta, sto semplicemente constatando che Livia possiede in sé la caratteristica dell'altezza. Ma se dico Livia è più alta di Giulia, sto dicendo che Livia possiede l'altezza come la possiede Giulia, ma Livia, rispetto a Giulia, ne possiede di più. O ancora, se dico Livia è la più alta della classe, sto facendo riferimento ad un gruppo dove trovo persone più o meno alte e nell'ambito di quel gruppo, cioè relativamente al gruppo classe, Livia è la più alta. E ancora, per terminare, Livia è altissima. Sto in questo caso dicendo che, indipendentemente da termini di paragone, Livia possiede un'altezza davvero notevole in senso assoluto. Noi in italiano siamo abituati a tre gradi di comparazione. Un grado zero, cioè un livello in cui si indica semplicemente l'esistenza della qualità. L'altezza, ad esempio, riprendendo quanto prima detto. E quindi un aggettivo che viene contrassegnato come aggettivo di grado positivo semplicemente pone l'esistenza di quella data tipologia, di quella qualità o di quel difetto. Un grado comparativo che introduce un paragone tra chi possiede quella qualità in grado maggiore, minore o uguale ad un altro, da cui comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza, e le frasi a schermo credo che si spiegano da sole perfettamente, e infine un grado superlativo, in cui si dice che un soggetto possiede una data qualità, l'altezza, la bontà, l'intelligenza, la simpatia, al massimo grado rispetto ad un gruppo, superlativo relativo, oppure in senso assoluto, è appunto il caso del cosiddetto superlativo assoluto. Allora, anche in latino abbiamo questi tre gradi della comparazione. Il grado positivo, che è quello che abbiamo visto negli aggettivi di prima e di seconda classe, più altri due gradi, il comparativo e il superlativo. Ma ci sono delle differenze di uso rispetto all'italiano e rispetto al modo di formarli dal punto di vista morfologico, che è bene dunque chiarire fin da subito. In primo luogo, l'italiano, per indicare la comparazione, utilizza ciò che grammaticalmente chiamiamo tecniche analitiche. Prendiamo l'aggettivo famoso. Noi diciamo più famoso, comparativo di maggioranza, naturalmente di qualcuno come secondo termine di paragone, che poi vedremo a suo tempo, ma comunque abbiamo due parole per ottenere il comparativo. Più e famoso. Quindi, in italiano, per formare il comparativo di maggioranza, basterà partire dal grado positivo e aggiungere più. Livia è più famosa di Giulia, comparativo di maggioranza. Nel latino le cose si complicano un po'. Dal punto di vista morfologico, infatti, il latino, nel caso del comparativo di maggioranza, si serve di tecniche sintetiche per esprimere la comparazione, ovvero di suffissi che vengono aggiunti alla radice dell'aggettivo partendo dal suo grado positivo, e tali suffissi saranno poi a loro volta suscettibili di flessione secondo il modello della terza declinazione. Quindi i comparativi si flettono come aggettivi di seconda classe. Vediamo subito un esempio di comparativo di maggioranza partendo dall'aggettivo famoso, che in latino si dice clarus clara clarum. Come formo il comparativo? Primo passo, isolo le desinenze evidenziate in giallo arancio e le sostituisco con il suffisso ior per maschile e femminile e ius per il neutro. Secondo passo, procedo nella flessione clarior clarius come se fosse un aggettivo di seconda classe a due uscite. Dunque è fondamentale in questo caso avere bene a mente il quadro flessionale della terza declinazione. Clarus clara clarum, positivo. Genitivo comparativo di maggioranza, clarioris clarioris. Dativo clariori clariori. Dunque, lo ripetiamo ancora, aggettivo di seconda classe a due terminazioni. Vediamo subito la flessione completa di clarus clara clarum che ci serve anche per ripassare.
Che cosa possiamo notare da soli sulla base delle regole studiate per la terza? Anzitutto, se raffronto nominativo e genitivo singolare, mi accorgo che tra nominativo clarior e genitivo clarioris è evidente un differente numero di sillabe. Dunque, clarior clarioris è un imparisillabo in cui clarioris presenta anche una sola consonante R dinanzi all'uscita del genitivo singolare is. Dunque, appartiene al primo gruppo dei sostantivi di terza e se appartiene al primo gruppo, risponderà anche alle caratteristiche flessionali tipiche del primo gruppo, che vi invito a ripassare in caso di incertezza, visionando nuovamente la lezione 4. Tali caratteristiche flessionali sono ablativo singolare in e, genitivo plurale in um, nominativo, accusativo, evocativo plurale in a. Ora, brevemente, esaminiamo anche la questione del secondo termine di paragone, cioè la persona o l'animale o la cosa rispetto alla quale il soggetto possiede la caratteristica espressa dall'aggettivo qualificativo in grado maggiore. In latino, il secondo termine di paragone si esprime o con l'ablativo semplice oppure con quam, è il caso del primo termine, corrispondente al di italiano più il nome della persona, dell'animale o della cosa. Vediamo brevemente qualche altro esempio. Il cavallo è più veloce del toro. Parto dal mio aggettivo di grado positivo, velox velocis, veloce, aggettivo di seconda classe ad una sola uscita. Isolo is del genitivo singolare velocis e lo sostituisco con ior, velocior, perché cavallo è di genere maschile, da cui equus est velocior. Il cavallo è più veloce. Di chi? Secondo termine di paragone. Chi è l'animale rispetto al quale il cavallo possiede la velocità in grado maggiore? Il toro. La regola mi dice che tale secondo termine di paragone o va in ablativo semplice, tauro, perché toro è sostantivo di seconda declinazione, taurus, tauri, come lupus, lupi, oppure si esprime con quam il caso del primo termine. Il primo termine è in nominativo, dunque quam taurus. Ovviamente non è una regola fissa che il caso del primo termine debba essere sempre il nominativo. In una frase del tipo Deus fecit equum velociorem quam taurum, Dio ha fatto il cavallo più veloce del toro, è chiaro che il soggetto non è più il cavallo, ma Dio. Cavallo diventa complemento oggetto di fecit, dunque accusativo, e ciò significa che il secondo termine di paragone espresso con quam e il caso del primo termine non deve guardare a Deus, ma a equum, e dunque avrò quam taurum, anche se possiamo sempre avere semplicemente tauro.